Quando si giunge a Locro Tondo, si rimane abbagliati dalla sua bellezza che lo rende, a differenza di altri centri storici limitrofi, straordinariamente unico. Si racconta di un piccolo centro fortificato sulla collina, dalla forma circolare con una chiesa dedicata a San Giorgio. È un luogo misterioso, pieno di simboli e leggende che solo chi è capace di vedere e ascoltare è in grado di capire. Basta entrare nella chiesa Madonna della Greca per essere catapultati indietro nel tempo e rimanere attratti dalla misteriosa statua di un guerriero genuflesso mentre compie un gesto tanto semplice quanto alchemico. Si tratta forse di un templare? Tante parole si sono dette e scritte sulle origini di Locro Tondo, ma nessuno fino ad oggi ha dato una risposta alle tante domande che un po' tutte si fanno. Perché la sua forma circolare? O meglio, chi ha pensato di costruirlo così? Quando? Perché solo a Locro Tondo ci sono le commerse? Perché gli abitanti di Locro Tondo vengono chiamati col vezzeggiativo Palum? Le risposte a queste domande le troverete nel libro di Bob Volarig, intitolato La vera storia di Locro Tondo, e visitando questo affascinante luogo con i suoi vicoli magici.